Oggi è il 29 gennaio del 2020, siamo in Fiera Agricola, edizione ovviamente 2020. Ringrazio voi fisicamente presenti, ringrazio i molti sicuramente che ci stanno seguendo nella diretta Facebook che stiamo facendo, quindi anche se non vi vedo e non vi vediamo vi ringraziamo, che sappiamo sempre che voi siete un numero estremamente elevato rispetto a quale può essere una presenza analogica in questa fiera. Allora, è il primo talk show che organizza Ruminanzia in questa edizione di Fiera Agricola e partiamo con un tema importante, perché ormai i temi importanti quando si parla di zootecnia e di agricoltura sono sicuramente le performance, la produzione del latte, i suoi titoli, la fertilità, però quelli che sono i temi di sostenibilità, di rapporto dell'allevamento con l'ambiente stanno sinceramente sorpassando, almeno nell'interesse collettivo, tutto questo. Sorpassando in che senso? Perché voi vedete, insomma, quello che sta succedendo in questo mondo negli ultimi, non dico anni, negli ultimi mesi. L'attenzione dei consumatori verso le tematiche di sostenibilità sociale, quindi il reddito degli allevatori, e di sostenibilità ambientale, quindi il rapporto che c'è dell'allevamento con l'ambiente esterno, stanno in qualche modo un po' dettando l'agenda di tutti noi. In questa edizione 2020 della fiera declineremo questo argomento sia con aziende, quindi industrie, ma anche con istituzioni in qualche modo. E partiamo con Corteva. Ruminanzia con Corteva ha un rapporto ormai storico nella rubrica argomenti di agronomia sul quale veicoliamo molte informazioni. Oggi abbiamo scelto un argomento da un titolo molto lungo, utilizzo dei reflui zootecnici, un approccio integrato per migliorarne la sostenibilità ambientale e agronomica. L'obiettivo di questo ovviamente talk show, quindi non è un convegno, non è una lezione universitaria, non è null'altro, qual è? È verificare insieme a un docente universitario, insieme ad un'azienda, se questi reflui zootecnici, che sono sempre stati un po' la croce degli allevamenti, perché i reflui vanno smaltiti, possono essere trasformati da problema in opportunità. Perché l'opportunità di un reflo è anche nel suo potere, appunto, di concimare, senza dover ricorrere a un impiego massiccio di concimazioni chimiche. Oggi affronteremo appunto questo con il professor Marzatori, Claudio Marzatori dell'Università di Bologna, che è un esperto, diciamo, in questo settore, e con Matteo Ceruti, che è di Corteva Agroscience, l'azienda recentemente nata da una fusione di tre gruppi importanti. Poi ti chiederò, Matteo, magari di un piccolo flash di spiegare cos'è Corteva, perché ovviamente è un marchio nuovo di questo mercato. Cercheremo di capire con loro come far diventare questi reflui zootecnici un'opportunità nelle culture agricole, ma chiedendo appunto ai docenti, a chi appunto parlerà di questo, di farci capire bene questo aspetto, perché questo nel futuro sarà molto importante, perché almeno da un punto di vista Ruminanzia sarà un qualcosa che noi potremmo anche con orgoglio mettere come claim, cioè rappresentare ai consumatori questo aspetto. Quindi io non vado oltre, perché vorrei che alla fine le due relazioni ci sia un dibattito con voi, una discussione su questo. Vedo con piacere dei giovani presenti, sicuramente ce ne saranno molti molti di più nella diretta Facebook che appunto stiamo facendo, e do un'informazione a tutti. Oltre alla diretta Facebook, questo talk show verrà poi montato sul canale YouTube di Ruminanzia, per cui sarà linkabile e accessibile a tutti. Quindi do la parola al professor Marzatori. Professore, ci fa capire bene questo aspetto dei reflui, cioè come farli trasformare da seccatura o opportunità, intesa come vantaggio che può portare alle culture agricole, ma anche ridurre quelle che possono essere ovviamente il suo impatto ambientale. Grazie, iniziamo. Grazie per la presentazione. Io sono un professore dell'Università di Bologna, e in particolare io in realtà sono un chimico agrario e mi occupo di chimica del suolo. Visto anche l'invito che il nostro
ospite mi ha fatto prima ancora di cominciare nello specifico di quello che sarà la mia relazione, allora introduco immediatamente quello che è uno degli argomenti principali che ha a che fare con il suolo e con la fertilità del suolo, che è sostanzialmente il mio campo. Uno dei principali problemi che noi oggi abbiamo in agricoltura, sui suoli agricoli, è il contenuto in carbonio organico. Il contenuto in carbonio organico che è in rapido declino, in particolare in tutta la pianura padana. Io vengo da Bologna, conosco molto bene la situazione dei suoli della mia regione, ma potrebbe essere un discorso che si allarga anche a vaste zone del nostro areale agricolo. E abbiamo il grosso problema di dover trovare dei substrati, delle matrici che possano portare carbonio organico al suolo, che è la base della fertilità del suolo, prima ancora di parlare di alimenti nutritivi veri e propri. Se noi abbiamo dei suoli poveri in sostanza organica c'è poco da fare, perché anche i mezzi tecnici più avanzati non saranno mai efficaci se non possono agire all'interno di un sistema equilibrato. Quindi, ovviamente, i reflui zootecnici, assieme ad anche altre matrici, ma i reflui zootecnici sicuramente in particolare possono rappresentare un'opportunità. Chiaramente ogni soluzione presenta dei vantaggi, ma presenta anche degli aspetti che devono essere gestiti con oculatezza. Se parliamo di reflui zootecnici, ovviamente è una possibilità per portare il carbonio organico al suolo, ma dobbiamo anche tenere ben presente quelli che possono essere delle problematiche che devono essere gestite, evitando degli allarmismi inutili, cosa che oggi purtroppo, soprattutto nel settore agricolo, dobbiamo continuamente affrontare, nel senso che pare che l'agricoltura sia la principale fonte di inquinamento, di dispersione ambientale, di qualsiasi cosa. Non è esattamente così, ma in particolare, soprattutto laddove ci sono dei problemi, dobbiamo sapere che ci sono delle tecnologie e delle soluzioni che ci possono permettere di affrontarli. E uno degli aspetti che hanno certamente a che fare con il tema del riutilizzo degli effluenti zootecnici nel suolo è legato alla dinamica dell'azoto minerale che è contenuto all'interno di queste matrici. Non rappresenta la parte principale, come ovviamente è l'azoto organico, ma il contenuto in azoto minerale in queste matrici è piuttosto rilevante. Quindi parliamo di azoto ammoniacale e di azoto nitrico, e da questo punto di vista, quando parliamo di azoto nitrico, parliamo di una forma azotata che non viene trattenuta dal suolo e che è oggettivamente esposta a problemi che sono legati alla lisciviazione. Questo aspetto non riguarda le forme ammoniacali. L'azoto ammoniacale viene trattenuta dalle superfici di assorbimento del suolo. Quindi, la proposta quale può essere? Riusciamo a stabilizzare l'azoto ammoniacale nel suolo rallentandone la trasformazione in azoto nitrico, e in questa maniera riusciamo ad ottenere due risultati, non uno. Il primo, aumentare l'efficienza nutrizionale dell'azoto minerale presente nel reflo zootecnico. Secondo, limitare la dispersione ambientale dei nitrati. Chiaramente la risposta a questo tema è oggi molto legata alla possibilità di gestire sostanzialmente uno dei principali processi che hanno a che fare con il ciclo dell'azoto nel suolo, che è il processo di nitrificazione. Oggi ci sono delle molecole che sono appunto gli inibitori della nitrificazione, che sono l'oggetto della mia relazione odierna. E cosa sono questi inibitori della nitrificazione? Sono dei prodotti di sintesi delle molecole che di fatto sono in grado di rallentare, e io ho specificato bene rallentare, qui non si tratta di bloccare o di eliminare in maniera più o meno permanente un processo naturale che avviene nel suolo, che è quello della nitrificazione, si tratta di gestirlo modificandone la cinetica, quindi di rallentare il processo di ossidazione microbica dell'azoto ammoniacale nel passaggio appunto dalla forma ammoniacale alla forma nitrica. Qui molto rapidamente, non mi soffermo troppo su questa diapositiva, non preoccupatevi, ma è soltanto per evidenziare quanto sia complicato il ciclo dell'azoto nel sistema suolo-pianta. E ad oggi, nonostante tutti noi sappiamo molto bene quanto l'azoto è l'elemento che più degli altri influenza la produzione vegetale, e quindi da questo punto di vista potremmo dire, anche semplificando un po', è l'elemento più importante che incide sulla capacità di produrre biomassa vegetale.
Nonostante questo, e data la complessità di tutte le trasformazioni che riguardano il ciclo dell'azoto nel suolo, oggi siamo scarsamente in grado di controllare tutte queste trasformazioni. In alcuni casi non lo siamo per niente. Tant'è che se un qualsiasi agricoltore fa un prelievo di suolo e manda il campione di suolo al laboratorio chimico chiedendo di fare l'analisi dell'azoto, il laboratorio cosa fa? Analizza ciò che noi definiamo essere il contenuto in azoto totale. Benissimo, c'è un piccolo problema. Di quel numero noi ce ne facciamo ben poco, perché in realtà la quantità di azoto assimilabile dalle colture, che è soltanto la frazione minerale, rappresenta, bene che vada, il 10% di quel numero. Il 90% dell'azoto presente nel suolo è azoto organico, che diventerà disponibile solo quando verrà trasformato dalla biomassa microbica del suolo, e la velocità con cui sarà trasformato in gran parte dipende dalle condizioni ambientali. Beh, auguri gestire una roba di questo tipo. Le piante cosa utilizzano di fatto? Le piante utilizzano l'azoto minerale, due forme, l'azoto ammoniacale e l'azoto nitrico, NH4 più NO3 meno. Le utilizzano tutti e due. Le piante prevalentemente utilizzano, le piante che crescono nel terreno, lasciamo perdere il fuorisuolo che è un discorso che in questo momento non ci interessa, assorbono azoto sotto che forma? Beh, in larghissima parte assorbono azoto sotto forma nitrica. Ma non perché lo preferiscono da un punto di vista della loro, diciamo così, metabolismo. Per un altro aspetto, è perché l'azoto nitrico è estremamente mobile nel suolo. Quindi la presenza dell'azoto nitrico nel suolo è normale e non è un grandissimo problema di cui ci dobbiamo preoccupare, perché in realtà è la forma maggiormente disponibile per le piante. Però ha questo vantaggio, ma presenta lo svantaggio di cui vi dicevo prima. È estremamente mobile, quindi quando è presente azoto nitrico o le piante lo utilizzano o se no se ne va. Questo aspetto non riguarda l'azoto ammoniacale. Le piante non hanno problemi ad assimilare l'azoto ammoniacale. Ne assimilano meno, cioè ne assorbono, per essere più precisi, ne assorbono meno, per due motivi. Uno, è meno mobile, quindi bisogna fare più fatica per andarlo ad assorbire. Secondo, nel suolo normalmente, parlo di suoli aerobici, i suoli sommersi sono un altro discorso, normalmente è presente nei terreni in quantità molto minore rispetto all'azoto nitrico. Perché è presente in quantità molto minori? Perché il processo di nitrificazione è il processo più potente all'interno del ciclo dell'azoto nel suolo che si verifica. I microorganismi che operano la nitrificazione sono estremamente competitivi. Sono delle popolazioni microbiche diverse dalle altre. Gran parte dei microorganismi che vivono nel suolo si dice sono eterotrofe, cioè crescono mangiando sostanza organica, mettiamola così. Le popolazioni che operano la nitrificazione no, perché per vivere quegli microorganismi traggono energia da una trasformazione chimica, cioè traggono energia dalla trasformazione da azoto ammoniacale ad azoto nitrico. E siccome le condizioni di vita nel suolo non sono proprio meravigliose, questi per sopravvivere devono essere molto efficienti e quando c'è azoto ammoniacale, beh, loro lo trasformano. La proposta allora a questo punto quale può essere? Può essere quella di controllare il processo di trasformazione dell'azoto ammoniacale ad azoto nitrico. È un processo, come vedete, adesso qua non ci soffermiamo perché non ci interessa, abbastanza complicato, perché è un processo di ossidazione che richiede trasferimento di un certo numero di elettroni, di 8 elettroni, che non può avvenire in una botta sola, diciamo così, ma richiede diversi passaggi. E qua vi vorrei soffermare un attimo su un altro aspetto. Intanto le popolazioni microbiche che operano il processo di nitrificazione sono sostanzialmente di due tipi. Abbiamo una prima fase, trasformazione dell'azoto ammoniacale in azoto nitroso, N2-, e una seconda fase, che è quella di nitrificazione vera e propria, che trasforma l'azoto nitroso in azoto nitroso in azoto nitrico. Normalmente l'azoto nitroso nel suolo non c'è e non ci deve essere. Questa forma azotata è estremamente tossica. Ma il sistema è efficiente, i nitrobacter appena è presente l'azoto nitroso lo spazzolano immediatamente, lo trasformano immediatamente in azoto nitrico, a meno che nel suolo non si verifichino delle condizioni chimiche particolari che inibiscono almeno in parte l'attività dei nitrobacter.
e allora possiamo avere accumulo di azoto nitroso. Quando si verifica questo aspetto? Quando ad esempio nel suolo abbiamo una variazione di pH, del grado di reazione del suolo. E quando si verifica? Si verifica ad esempio quando utilizziamo dei substrati che abbiano un pH nettamente alcalino. E nel caso dei rifiuti zootecnici questo aspetto esiste. Certo è una variazione temporanea, non permanente, ma nel momento in cui abbiamo questa variazione di pH registriamo un aumento di azoto nitroso che noi non vogliamo avere. Quindi il processo di controllo del processo di nitrificazione necessariamente deve essere un processo che viene bloccato in questa fase, cioè deve essere bloccata l'attività dei nitrosomonas. In questa maniera otteniamo il vantaggio di non avere accumulo di azoto nitroso, che è un aspetto di cui si parla poco ma esiste, e aumentiamo la concentrazione dell'azoto ammoniacale nel suolo, cioè una forma azotata che non viene dilavata. Esistono molte, alcune molecole che possono essere utilizzate come inibitori della nitrificazione, tra questo abbiamo anche la nitrapirina, adesso ci interessa relativamente, l'ho riportata così a giusto come curiosità. La nitrapirina sostanzialmente agisce come inibitore di un enzima che è l'ammonio monossigenasi, che è presente all'interno dei nitrosomonas, e sostanzialmente ne rallenta l'attività. Qua, vabbè, questo lo possiamo anche saltare, ma a questo punto il grande vantaggio da dove deriva? Blocchiamo l'attività di nitrosazione, aumentiamo la concentrazione dell'azoto ammoniacale nel suolo. A questo punto la molecola dell'azoto ammoniacale, che ha una carica positiva, questa NH4+, interagisce con le particelle di suolo. Qui ho rappresentato delle particelle di argilla in generale, che hanno questa caratteristica, presentano cariche negative sulle proprie superfici e quindi attraggono tutti gli ioni che presentano a loro volta una carica positiva. La trattengono sulla propria superficie, ma non la trattengono in maniera indefinita. L'azoto ammoniacale e tutti i cationi che sono trattenuti sulle superfici delle argille in realtà sono ancora disponibili per la nutrizione delle piante. Non sono dilavabili, ma sono assimilabili dalle piante. E l'altro vantaggio qual è? È che le radici, in realtà, gli elementi nutritivi che sono assorbiti su queste superfici li vanno a prendere quando gli servono. Le radici, oltre ad assorbire gli elementi nutritivi, rilasciano nel suolo una quantità enorme di sostanze, sia inorganiche che organiche, moltissime. Tra questi abbiamo la secrezione, ad esempio, dell'H+, dei protoni, sono delle particelle cariche positivamente, il pelo radicale rilascia il protone che va a scambiare sostanzialmente tutti i cationi che sono legati sulle particelle di suolo. L'ammonio va in soluzione ma è immediatamente a contatto con la superficie del pelo radicale e viene assorbito. Da questo punto di vista quindi è questo è ciò che in qualche maniera ci permette di ottenere che cosa? Controllare il processo di nitrificazione, aumentare la concentrazione dell'azoto ammoniacale nel suolo, di fatto ci porta ad avere una riduzione del rischio di perdita di nitrati dei suoli, una riduzione delle perdite di nitrati, quindi anche in accordo con gli obiettivi delle direttive nitrati che comunque pongono dei limiti all'impiego dei fertilizzanti da questo punto di vista, ma soprattutto aumenta l'efficienza d'uso dell'azoto ammoniacale. L'azoto non viene disperso, rimane lì e le piante lo usano quando ne hanno bisogno. E poi abbiamo anche ovviamente la riduzione dell'accumulo dell'azoto nitroso, che è una forma azotata estremamente tossica. Io vado verso la conclusione, prima però vi vorrei presentare rapidamente alcuni dati di tipo agroambientale su alcuni esperimenti che abbiamo condotto utilizzando la nitrapirina, parte in laboratorio e parte con prove di campo, però poi gli aspetti agronomici, poi il dottor Cerruti sarà molto più efficace, penso, per dimostrare che di fatto la nitrapirina nasce come inibitore della nitrificazione per essere utilizzata con i concimi minerali, non con i reflui. Allora il primo problema che ci si pone è dico, ok, la misceliamo ai refoli ma funziona? Allora sicuramente funziona in presenza di concimi minerali, qua abbiamo fatto delle prove con l'ammonio solfato, in assenza o in presenza di nitrapirina, come si può osservare quando noi mettiamo ammonio solfato nel terreno, nel giro di 7 giorni l'azoto ammoniacale scompare, va a zero.
viene tutto trasformato in azoto nitrico. Quindi, vi dicevo, è molto veloce questo processo. In presenza di nitrafilina, qua è chiaro, ci aspettiamo che funzioni. Qua, dopo 28 giorni, sostanzialmente, la presenza di azoto nitrico è a dei livelli ancora molto, molto bassi. Ora però bisogna vedere se funziona anche in presenza di reflui zootecnici. Quindi noi abbiamo fatto delle prove, anche queste in laboratorio, iniziando a lavorare con del biodigestato, aggiungendo 50 mg di azoto per chilogrammo di suolo, in assenza di nitrapirina, la storia che abbiamo visto prima, l'azoto ammoniacale va a zero nel giro di 7 giorni e cresce l'azoto nitrico. In presenza di nitrapirina, in questo caso, certo, l'efficienza di inibizione non era così elevata come abbiamo visto precedentemente, ma sempre abbiamo un 60% di inibizione. Quindi, come potete vedere, al 28esimo giorno abbiamo ancora quantità significative di azoto ammoniacale nel suolo. La situazione, poi abbiamo provato anche del liquame suino, qui l'efficienza di inibizione era maggiore del 70%, quindi come vedete, certamente la molecola funziona anche in presenza di reflui zootecnici. Oltre a questa prima prova, abbiamo fatto delle prove di lisciviazione, qui abbiamo fatto delle colonne di suolo e siamo andati a vedere quanto tempo impiegavano i nitrati e quanti ne uscivano da questa colonna di suolo. Per cui, rapidamente, come possiamo vedere, quei trattamenti col biodigestato nel giro di 28 giorni, questa è la quantità di nitrati che trovavamo in assenza di nitrapirina lisciviati lungo la colonna di suolo, questa è la quantità di nitrati che sono stati riscontrati in presenza di inibitore. Quindi abbiamo una riduzione del 78% dei nitrati lisciviati in presenza di biodigestato e una riduzione del 52% in presenza di liquame suino. Certo, queste sono delle prove di laboratorio, l'ambiente controllato, abbiamo potuto fare delle misure molto precise. Dopo abbiamo chiesto aiuto dai nostri colleghi agronomi, sempre del Dipartimento, che hanno fatto delle prove su dei campi drenati, drenaggio tubolare. E quindi eravamo in grado di misurare il deflusso e soprattutto la concentrazione dei nitrati all'interno del deflusso. Su una rotazione frumento mais sono state sperimentalmente fatte 3 applicazioni consecutive e qua vi faccio vedere soltanto, questo riguardava la taratura del sistema sperimentale, era necessario verificare che nei campi sottoposti a spandimento di reflo zootecnico 50 tonnellate ettaro, 170 kg ettaro d'azoto, in assenza di nitrapirina o comunque NLOC, che era il prodotto che abbiamo utilizzato, o in presenza di NLOC. Campi affiancati gli uni agli altri, dovevamo però essere certi che il deflusso dai due appezzamenti fosse il medesimo, perché se dagli appezzamenti esce una quantità d'acqua diversa, ovviamente i conti non tornano. Quindi qui è stato monitorato l'entità delle precipitazioni e il deflusso delle precipitazioni. Dopodiché è stata controllata la concentrazione del nitrato nelle acque che sono uscite da questi appezzamenti. E quindi, come abbiamo visto precedentemente, abbiamo avuto subito delle precipitazioni che hanno portato a deflusso. E queste sono le concentrazioni dei nitrati nelle acque di deflusso in presenza di NLOC, quindi di nitrapirina, e in assenza. Riassumendo, in seguito alle 3 trattamenti fatti con il reflo zootecnico, sostanzialmente cosa si è osservato? Una riduzione del 53% delle perdite cumulative di nitrati alla prima applicazione, sono state delle condizioni ambientali particolarmente favorevoli e comunque anche nelle somministrazioni successive una riduzione che era pari tra il 18 e il 19% del deflusso dei nitrati. In questo caso le condizioni ambientali sono state meno favorevoli, chiaramente quando si va in campo non è come essere in laboratorio, cioè viene giù quello che viene, quindi già questo è un risultato che però noi consideriamo estremamente interessante. E quindi in conclusione ci sentiamo di dire che oggettivamente il prodotto è efficace anche quando viene somministrato assieme ai reflui zootecnici di diversa natura. Noi abbiamo dato liquame bovino, suino o biodigestati. E quindi questo cosa ha permesso di ottenere? Un aumento di efficienza d'uso degli elementi nutritivi, una riduzione della dispersione ambientale dei nitrati,
una riduzione dei pericoli legati all'accumulo dei nitrati anche negli alimenti, perché soprattutto su certi tipi di colture la quantità di nitrato che è presente all'interno del prodotto da ora in avanti sarà un valore aggiunto per il prodotto che va poi finisce sul mercato. E un'eccessiva concentrazione dei nitrati può anche sfociare in un'eccessiva presenza di questa forma azotata all'interno della biomassa vegetale. Abbiamo una riduzione ovviamente del pericolo dell'accumulo dei nitrati quindi negli alimenti e anche un miglioramento, adesso qua non mi sono soffermato, ma abbiamo anche una riduzione dell'emissione di gas serra dal suolo, perché tutte le volte che viene alterato il processo di nitrificazione non abbiamo solo un accumulo di azoto nitroso, ma abbiamo un forte aumento in atmosfera di quelli che sono i cosiddetti NOx o i protossidi d'azoto, che sono dei gas fortemente clima alteranti, che comunque è un vantaggio aggiuntivo che noi riteniamo essere comunque molto interessante. Bene, io con questo vi ringrazio per l'attenzione e io avrei concluso la mia presentazione. Professor Marzatori, anche detto Claudio, ci hai dato un'opportunità. A noi piace quando organizziamo questi o workshop o talk show o convegni di luminanza, a fronte di, diciamo, di un interesse generale appunto su questi argomenti, anche trovare delle soluzioni poi pratiche. Adesso vorrei capire un attimino, Matteo, se in pratica poi noi riusciamo a fare o a seguire le indicazioni che ci ha dato il professore, cioè concretamente cosa si può fare, cosa, diciamo, Corteva mette a disposizione di chi in qualche modo si trova a gestire questo problema barra opportunità dei liquami o reflui zootecnici oppure di ciò che esce dagli impianti di biogas. Grazie mille per la domanda e siamo qui proprio a approfondire quello che è l'effetto agronomico dell'utilizzo di queste soluzioni che in ambito, quindi in applicazione con reflui tecnici, sono in assoluto delle novità. Brevemente, Corteva è nata dalla fusione del gruppo Dow DuPont, quindi anche dell'esperienza di Pioneer, che era parte del gruppo DuPont, e quindi racchiude un po' un'expertise che va dalla parte della protezione delle colture fino alle sementi e include anche l'utilizzo di questa tipologia di prodotti che, come ha detto molto bene il professor Marzatori, sono già molto diffusi negli ambienti dove la pressione e l'utilizzo dell'azoto sono molto elevati. Quindi vediamo in questa parte di presentazione un aspetto applicativo dell'utilizzo di queste tecnologie che ogni azienda agricola può attuare all'interno della propria gestione agronomica, quindi a tutti gli effetti una tipologia di approccio tecnico in un progetto di ottimizzazione dell'azoto disponibile, quindi portato al campo dai reflui zootecnici. Il progetto Azoto Sostenibile è nato per dare un valore a questo tipo di tecnologie e portarla direttamente nelle aziende agricole, coniugando che cosa? Due cose fondamentali. La prima, l'utilizzo di dati aziendali. I dati aziendali sono quelli che devono, diciamo, dirigere qualsiasi scelta che si vuole fare nella propria azienda agricola. In questo caso cosa abbiamo analizzato? I principali input di coltivazione, quindi i suoli aziendali, i reflui e la gestione agronomica che viene fatta in ogni azienda agricola che è stata inclusa in questo tipo di progetto azoto sostenibile. In più abbiamo introdotto questa tecnologia, ovvero l'utilizzo di NLOC e di nitrapirina, che è una tecnologia nell'ambito della gestione dei reflui innovativa. Questo per ottenere che cosa? Tre vantaggi principali. Sostenibilità agronomica, quindi valorizzazione dell'azoto che c'è nel reflo dal punto di vista agronomico. Sostenibilità ambientale, quindi riduzione dell'impatto della distribuzione dei reflui zootecnici e dei biodigestati in agricoltura, ma soprattutto coniugare questi due aspetti nella sostenibilità economica, quindi un approccio che permettesse all'azienda agricola di, a tutti gli effetti, valorizzare il proprio reflo zootecnico. Due parole sui nostri servizi, perché abbiamo iniziato e come abbiamo iniziato questo progetto, sulle spalle di un'esperienza ventennale di analisi portate nelle aziende agricole. Da 20 anni Pioneer analizza, e adesso è diventata Corteva, reflui zootecnici e suoli delle aziende agricole in tutta Italia. Quindi ogni anno, macinando più di 15.000 campioni di suolo e 1.000 campioni di tra reflui e digestati, abbiamo portato questa conoscenza direttamente nelle aziende agricole per delle applicazioni concrete. Vediamo come. Partendo dalla conoscenza del reflui zootecnico. I reflui zootecnici hanno una variabilità estrema di composizione e quindi conoscere e analizzare il proprio reflui zootecnico
pensiamo e suggeriamo sia la soluzione ideale per gestirli al meglio. Qui vediamo la concentrazione di potassio per diversi reflui è molto variabile, andiamo da concentrazioni molto basse e molto alte a seconda di come viene gestita la stalla, l'alimentazione e quindi anche la stabulazione degli animali. Per il fosforo siamo nella stessa situazione, ma soprattutto per l'azoto. L'azoto è l'elemento più instabile a livello del suolo, elemento che deve essere meglio gestito e per gestirlo bene deve essere conosciuto. Conosciuto cosa vuol dire? Caratterizzare l'azoto del proprio reflo. Analizzare il proprio reflo permette di capire quanta frazione di azoto organico e quindi più stabile c'è all'interno appunto del proprio effluente zootecnico, quanto azoto minerale sotto forma di ione ammonio è invece disponibile. I risultati del nostro monitoraggio evidenziano come le percentuali sono molto diverse a seconda della tipologia di reflo analizzato. Si va da un 46% di azoto ammoniacale sul totale di un liquame bovino fino a valori molto più alti dei liquami suini e dei digestati. Quindi il primo passo è sicuramente analizzare e conoscere il proprio reflo zootecnico. Questo è stato già introdotto dal professor Mazzadori, il processo, quindi il destino dell'azoto minerale nel suolo, qual è la trasformazione da ione ammonio in nitrato. Quindi quando noi distribuiamo dell'azoto in campo transita la parte ammoniacale in questo processo, ma dobbiamo essere ben consci che l'azoto ammoniacale che distribuiamo ha un valore fertilizzante equivalente all'azoto distribuito con la concimazione chimica e quindi come tale dobbiamo gestirlo, cioè proteggendolo. Come lo proteggiamo? Con l'utilizzo di questa tecnologia, si chiama Optinite Technology, a base di nitrapirina, che è la molecola studiata dal professor Mazzadori, sotto forma di NLOC, quindi stabilizzatore dell'azoto. Questa tecnologia permette una serie di vantaggi ambientali ed agronomici che vanno dalla riduzione degli ossidi di azoto alla riduzione del dilavamento, come precedentemente spiegato, ma soprattutto dei vantaggi dal punto di vista del mantenimento dell'azoto nel suolo, quindi disponibile per le colture. Come è stato impostato il progetto Azoto Sostenibile, abbiamo avviato collaborazioni importanti con università e valutazioni agronomiche direttamente in campo in centinaia di aziende agricole. Cosa abbiamo fatto in questa azienda agricola? Abbiamo analizzato i suoli e i reflui aziendali, quindi abbiamo caratterizzato azienda per azienda le caratteristiche di questi input di coltivazione. Abbiamo applicato la tecnologia Optinel, quindi NLOC, in appezzamenti contigui e abbiamo valorizzato e valutato l'andamento dell'azoto minerale nel suolo per capire quale fosse il vantaggio tecnico-agronomico per l'azienda nell'utilizzo e quindi nella valorizzazione dell'azoto distribuito con i reflui. Come abbiamo impostato le prove? Brevemente, abbiamo utilizzato appezzamenti uniformi azienda per azienda, quindi abbiamo campionato appezzamenti completamente diversi, abbiamo stesse modalità di gestione del reflo, quantità e modalità, gestione agronomica uniforme, stesse colture ibride identiche a precessione culturale, quindi a tutti gli effetti uno studio portato proprio nelle vostre aziende agricole. Primo input di coltivazione analizzato è stato il suolo, quindi qui vedete tutto il nostro report di coltivazione. Esattamente con questa analisi quante azoto, quanto fosforo e quanto potassio c'è nel vostro suolo aziendale. Quindi questo è il dato di partenza per l'utilizzo efficace dell'azoto dei propri reflui. Il secondo dato dall'analisi dei vostri input aziendali è stata l'analisi dei reflui aziendali, anche qui per tutti i parametri di interesse dei reflui, ma soprattutto in questo caso dell'azoto. E in questo modo siamo riusciti a quantificare esattamente qual era il valore fertilizzante di ogni botte che vi è stata portata in campagna dall'azienda agricola. Quindi l'analisi è assolutamente l'approccio fondamentale e la base per una gestione ottimizzata del proprio reflu aziendale. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo riportato all'azienda che abbiamo campionato, della quale abbiamo analizzato i suoli, un report aziendale per definire le caratteristiche dei diversi appezzamenti e andare a identificare quelli nei quali effettuare questi confronti di campo tra zone trattate con NLOC e zone non trattate. Questo report aziendale è disponibile, quindi è un servizio che già Pioneer Corteva offre all'azienda agricola ed è direttamente calabile in tutti i contesti aziendali. All'interno di questi appezzamenti cosa abbiamo definito? Un piano di concimazione ottimizzato campo per campo per definire effettivamente quali erano le dosi di azoto disponibili in base a un'ipotesi di calcolo, quindi a quanta resa attesa ci fosse, a quanto reflo era da portare in campo, quali sono le dosi da applicare di azoto, quindi quelle che ci aspettiamo di dover applicare in copertura per ottenere le rese attese campo per campo.
Cosa abbiamo fatto successivamente a questa attività? Al momento, in questo caso della presarchiatura del mais, siamo andati a campionare il suolo per definire effettivamente se quello che abbiamo anticipato in questa relazione era corretto o meno, come l'abbiamo fatto con un altro servizio che portiamo nelle aziende agricole di campionamento del suolo prima della sarchiatura del mais per definire la dose corretta di concimazione. Quindi 5 giorni prima della sarchiatura campioniamo il suolo, valutiamo la concentrazione di azoto minerale, forniamo un report di concimazione ottimizzato campo per campo, e questo ci ha permesso di fare un confronto efficiente tra le zone trattate con NLOC e le zone non trattate. Il progetto è stato scalabile, quindi è attuabile in qualsiasi tipologia di azienda agricola, dalla piccola azienda per un confronto di qualche campo fino a aziende di grandi superfici dove possiamo impostare dei confronti tra tipologie di campi uniformi. Quindi abbiamo a tutti gli effetti studiato qualsiasi contesto aziendale che utilizza reflui zootecnici. Quali sono stati i risultati? Molto interessanti. Intanto abbiamo campionato tutte le tipologie di reflui utilizzati della pianura padana, dal liquame bovino al liquame suino a diverse tipologie di digestati, solidi, liquidi e tal quali. E la capillarità del progetto è stata impressionante. Questi sono i dati del primo anno, ma siamo arrivati ad analizzare con questo approccio metodico più di 400 aziende. Quindi un'estensione dell'attività su tutta la pianura padana e non solo. I risultati quali sono stati? Molto interessanti e molto positivi. Qui vedete le concentrazioni di azoto minerale disponibile nel suolo al momento della presarchiatura del mais. Dove abbiamo trattato con NLOC abbiamo delle concentrazioni di azoto minerale, principalmente di ammonio, molto superiori. Questo cosa vuol dire? Che il trattamento con NLOC, unito a un approccio fatto dalla conoscenza dei dati aziendali, permette di avere concentrazioni di azoto superiori, un azoto che non è stato perso per dilavamento o denitrificazione, mediamente il 60% in più, che nella media dei dati che abbiamo analizzato equivaleva a 65 unità, chilogrammi scusate, di azoto ettaro, quindi una quota molto importante che ha permesso, che ha definito l'incremento dell'efficienza dell'azoto distribuito con il reflo zootecnico. Un dato molto importante, chi ha lavorato bene con l'interramento ha beneficiato ancora di più di questo aumento, di questo surplus di azoto, che è lo stesso azoto che è stato ridotto dalla concimazione chimica, quindi dove abbiamo trovato più azoto abbiamo ridotto semplicemente l'azoto apportato successivamente con l'urea. Chi lavora bene, ripeto, quando si preserva l'azoto con l'interramento, i risultati sono ancora più importanti, si hanno delle differenze ancora superiori, quindi lavorare bene e ottimizzare interramento con gestione della nitrificazione permette di avere questo tipo di efficientamento. Abbiamo tirato anche una correlazione tra le caratteristiche della tipologia di reflo analizzato e l'efficacia, dove abbiamo utilizzato matrici con elevato rapporto ammonio su azoto organico totale, abbiamo avuto dei risultati tendenzialmente superiori, quindi molto bene su digestati e liquami suini, ma altrettanto bene su liquami bovini oltre le 50 unità medie. Questa disponibilità aumentata di azoto ha permesso anche di avere una maggiore disponibilità per la cultura e quindi delle rese che sono state conseguentemente influenzate in maniera positiva, quindi anche un beneficio in termini di aumento delle produzioni colturali. Qui un esempio molto breve del trend di azoto nel suolo, cosa succede quando distribuiamo NLOC, quando non lo distribuiamo, scusate, dal 100% alla nitrificazione ci consuma l'azoto che abbiamo apportato, quindi quando la nostra pianta comincia a assorbire azoto se ne trova sempre meno, è qui che dobbiamo intervenire con la concimazione. Quando distribuiamo NLOC la concentrazione di NLOC ci rimane alta e arriviamo a intercettare in modo molto efficace anche le fasi di sviluppo più avanti della coltura. Perché è importante questo? Perché quando manteniamo l'azoto nel suolo e il mais lo trova anche nelle fasi dopo la fioritura, quindi al momento in cui carica la granella, lo assorbe dal suolo e non lo ritrasloca dalle foglie basali. Quindi quei fenomeni di ingiallimento che si hanno sui mais perché fanno fatica a trovare azoto negli ultimi momenti prima della trinciatura, con questa tipologia di prodotti non lo abbiamo. Quindi NLOC aiuta anche sulla qualità del trinciato ottenuto. Conclusioni di questo progetto agronomico sono state importanti, ovvero che i reflui sono una risorsa fondamentale per l'azienda agricola e la gestione ottimale di questi reflui permette di essere sostenibili dal punto di vista ambientale ed agronomico. Quindi NLOC ha avuto dei risultati fondamentali per migliorare la gestione dei reflui ed è uno strumento per l'azienda agricola per gestire l'azoto nel miglior modo possibile, trasformarlo da una problematica a una risorsa per l'azienda agricola, proprio il proprio reflui.
Un ultimo accenno, questi risultati sono stati pubblicati in diverse conferenze, l'ultima è stata a Dublino, la prossima sarà a Berlino, dove proponiamo e pubblichiamo i risultati che sono stati ottenuti principalmente da questi studi qui in Italia. Quindi quello che è stato fatto qui si sta riconoscendo anche in contesti nazionali e internazionali, quindi un lavoro che è stato fatto con tutte le aziende agricole. Un ultimo accenno e poi davvero concluso, gli inibitori di eutrofizzazione sono una tecnologia che è anche citata negli studi di revisione degli strumenti che la PAC può avere per limitare le emissioni di CO2 equivalenti dal comparto agricolo. Questo è un documento pubblicato nel maggio 2019 che è stato commissionato a ottobre 2018 nelle misure con un potenziale di mitigazione delle emissioni di CO2 e quindi di composti climalteranti, l'utilizzo degli inibitori di eutrofizzazione è stato citato, quindi una tecnologia efficace dal punto di vista agronomico, efficace dal punto di vista ambientale, efficace anche dal punto di vista economico. Io con questo ho concluso, grazie per l'attenzione. Matteo, ti ringrazio perché sei stato molto chiaro. Il professore anche, ma è la sua attività, diciamo, di docente. No, volevo farvi adesso a questo punto, anche Gino, coinvolgo come sempre anche te, lo sai che tu non devi venire quando facciamo queste cose qui. Perché mi sembra di capire che, adesso prendete quello che io sto dicendo per quello che è ovviamente, e vista soprattutto nell'ottica di ruminanza, cioè noi ci occupiamo di ruminanti maggiormente, di allevamento, e abbiamo questa convinzione che un equilibrio fra performance e sostenibilità, sia sociale che economica, sia possibile. Però dal dire al fare si dice c'è di mezzo il mare, no? Cioè dovremmo, vedremo, la maggior parte dei convegni sono dei desiderata, bisognerebbe, però tu con queste cose non si va molto avanti, bisogna essere molto concreti e dire ok. E quindi qui la domanda a considerazione. Mi sembra di aver capito che con un'attenta gestione delle analisi dei reflui o dei liquami, come li chiamiamo noi zootecnici, e con un'attenta analisi dei suoli si può anche immaginare di arrivare a concimazione zero, concimazione chimica, ma non tanto per l'aspetto ideologico dell'azzeramento della concimazione chimica, quanto per un aspetto, diciamo, anche di maggiore protezione della nostra attività zootecnica, perché immagino che qui ci siano degli allevatori, agricoltori, dei giovani, eccetera. Siamo ovviamente molto osservati dai consumatori, siamo ritenuti a torto o a ragione per certi aspetti anche i responsabili dell'innalzamento delle temperature di questo pianeta. Per cui giusto o sbagliato, tanto poco delle soluzioni le dobbiamo trovare. Perché quell'aspetto che tu hai citato molto rapidamente, cioè io parlo un po' più da zootecnico, in effetti questo eccesso di potassio, questo eccesso di azoto, questo eccesso di fosforo che è presente nel suolo, ma poi anche nei foraggi zootecnici, comunque oltre a far male alle falde, fa anche male agli animali. Noi ci troviamo nella maggior parte dei casi a gestire sostanzialmente delle malattie metaboliche della vacca da latte in particolare, dovute a un eccesso di azoto, quindi di questo trasferimento dei nitrati nei foraggi, di eccesso di potassio, di eccesso di fosforo. In una situazione anche paradossale, ne discutiamo prima così nel chiacchierare prima di questo convegno, che abbiamo anche delle difficoltà da parte di questi animali di assorbire quella giusta quantità di minerali che gli permette di star bene in salute, ma anche di trasformare questo miglioramento netto della caseina che stiamo vedendo in questi giorni in formaggio. Quindi alcune considerazioni. Ma si può immaginare di quindi sospendere la concimazione chimica in un allevamento? O meglio, nell'azienda agricola annessa in un allevamento? Allora, grazie per la domanda. L'approccio è sicuramente la chiave per arrivare a questo tipo di soluzione, ovvero ridurre il più possibile l'apporto di concimi chimici. La strada è percorribile, è diversa per ogni azienda. La raccomandazione, quella che può essere il nostro approccio che suggeriamo e quello che emerge anche da questi studi, è che l'approfondimento dei diversi input
appunto di coltivazione che ci sono peculiari di ogni azienda agricola è la chiave per arrivare a una soluzione che si avvicina anche al non utilizzo di concimi a base di fosforo, potassio e azoto. Noi abbiamo visto che per il fosforo e il potassio questo è già in molti casi attuabile, già molte aziende lo fanno. Per l'azoto l'ottimale gestione dei reflui che passa con un tempestivo interramento e l'applicazione di queste tecnologie permette di avvicinarsi a questo obiettivo, se non in diversi casi abbiamo già verificato raggiungerlo. Quindi ecco, da un punto di vista agronomico assolutamente sì. Io direi che sicuramente una riduzione dell'impiego dei concimi minerali può essere raggiunta quando si sopperisce alle esigenze delle piante con l'impiego dei reflui. Questo è sicuramente un aspetto molto interessante. Le piante devono mangiare, quindi adesso e non bisogna cadere nell'equivoco che i concimi non ci servono più, perché senza concimi noi non otteniamo quello che dobbiamo ottenere. Però è necessario da questo punto di vista migliorare nel formulare quelli che sono i piani di concimazione, ove si utilizzano i reflui e quindi dove abbiamo la possibilità di ottenere un altro grandissimo successo, quello di riutilizzare tutti quegli elementi nutritivi che altrimenti verrebbero buttati via. E questa è una cosa che noi dobbiamo fare assolutamente, perché ricordiamoci che tra qualche anno noi non avremo più fosforo e potassio. Il fosforo è una risorsa non rinnovabile, finita, così come anche il potassio. L'azoto non è un problema, perché l'azoto con l'Haber Bosch lo fissiamo dall'atmosfera e ne abbiamo finché vogliamo, ma il fosforo e il potassio no. Quando avremo esaurito le miniere che stanno prevalentemente in Marocco, voglio vedere dove andremo a prendere il fosforo. Quindi, e la stessa cosa vale anche per il potassio, probabilmente non vorrei essere cattivo profeta, ma forse si faranno delle guerre per avere il fosforo. Le piante senza fosforo non crescono. Il paradosso qual è? È che noi oggi il fosforo, il potassio e l'azoto che abbiamo all'interno di questi materiali come i reflui lo cacciamo via. E non buttiamo via soltanto quello che è all'interno dei reflui, quello che, non voglio allargare il discorso, ma c'è tutto il discorso legato ai fanghi che viene fuori dal ciclo di depurazione delle acque civili, che non bisogna portarli nel suolo, è una bestemmia, devono proprio invece andare nel suolo. Chiaro, ci devono andare quelli che sono adatti, i reflui che sono adatti devono andare nel suolo, noi dobbiamo riciclare e recuperare tutti gli elementi nutritivi. È chiaro che se noi utilizziamo i reflui, quando si fa un piano di concimazione bisogna tener conto di quanto elemento nutritivo noi apporteremo con questi materiali e di conseguenza calibrare l'apporto dei fertilizzanti minerali. Ma questo è un interesse di tutti, è un interesse dell'ambientalista, ma soprattutto è anche un interesse dell'agricoltore o dell'allevatore, perché nessuno si diverte a buttare via dei soldi per concimare, per comprare quintali di concime che non ci servono. Quindi è una questione anche tecnica, bisogna ricalibrare i piani di concimazione, bisogna essere molto più capaci di capire quali sono le esigenze delle colture e bisogna non mettere nel suolo ciò che non serve, ma quello che serve bisogna metterlo, assolutamente. E mi sembra di capire quindi che alla fine, al di là degli aspetti tecnici, dei dettagli che non è l'ambiente di una fiera ovviamente, né tantomeno di un talk show come questo, che alla fine sia questo percorso culturale, cioè prima analizzo e poi trovo una soluzione, non sia più ineludibile. Ma io questo, guarda, lo vedo, è chiaro, voi vi occupate di aspetti agronomici, ma è un po' successo anche negli aspetti genetici. Una volta si utilizzavano i tori per fecondare le vacche, in senso si compravano i semi. Adesso si fa il piano di accoppiamento, nessuno compra più il seme di toro in quanto tale, si fa un piano di accoppiamento, quindi in un piano di accoppiamento può diventare protagonista un riproduttore piuttosto che un altro e di una marca rispetto di un'altra. Questo è stato un passaggio epocale fatto ormai sono diversi anni, ma ne parlavamo anche prima con un'importante azienda lattiero-casearia italiana che ci è passata a trovare il suo direttore. Che appunto si notava questa situazione del bilanciamento minerale, cioè diventa anche in questo 2020, quindi quest'epoca se volete della precision farming, della precision feeding, cioè in quest'epoca della precisione,
Cioè alla fine sta diventando quasi inevitabile questo passaggio. Analizzo il suolo, analizzo i foraggi, analizzo i reflui, analizzo il sangue degli animali e a questo punto qua io farò per differenza matematica un quanto basta a 100 sostanzialmente la dieta degli animali e probabilmente anche un uso razionale eventuale di concimi chimici. Perché quello con cui stiamo combattendo in questo momento, prima dello scenario diciamo delle carenze di disponibilità del fosforo e del potassio, che probabilmente potrebbe essere anche uno scenario, adesso ci troviamo a combattere con gli eccessi di azoto, di fosforo e di potassio. Per cui ben venga secondo me questa sinergia fra l'Accademia e l'industria che trova poi delle soluzioni concrete da applicare domani mattina. Una provocazione adesso, se me la consentite. Gino, me la consenti questa? Tu lo sai che a un certo punto... che poi lancerò anche a SOP quando faremo il workshop con loro, ma lancerò anche la Farm Consulting quando parleremo del conto economico. Io credo che sarà un bel momento in cui potremo nelle fiere, sicuramente, già questo è un passaggio, perché dal desiderata al dovremmo e faremmo, al concretamente, è già un passaggio. Ma il passaggio successivo quale sarà? La certificazione di questi percorsi. Il poter arrivare a certificare una metodologia di gestione dei reflui che a questo punto diventano non solo un'opportunità ma non un problema ma anche probabilmente un claim da poter rappresentare al nostro, alla fine chi ci comanda, cioè il consumatore, che poi siamo noi stessi alla fine consumatore. Cioè il dire tutto quello che abbiamo fatto per trovare un equilibrio fra sfamare miliardi di persone di questo pianeta e preservare per le nuove generazioni l'ambiente, lo abbiamo fatto con la razionalità, perché il dire il no al tutto non ci appartiene, no? Non mangiamo più carne, non beviamo più il latte, non usiamo più i concimi, non inquiniamo più, cosa facciamo? Pascoliamo anche noi, sappiamo che ciò non è assolutamente neanche condivisibile. Vi posso chiedere una battuta? Gino, mi dai una battuta su questa cosa? Perché chiaramente voi siete un'azienda estremamente esposta, no? Perché venite da una fusione di azienda anch'essa esposto, perché la cultura poi del mais è una cultura che chiama per certi versi agrofarmaci, chiama acqua, chiama grosse quantità di concime. Vieni qui anche tu, scusa, per cortesia, lo so che mi stai maledicendo ma non fa niente, e fa parte del gioco, vieni qua vicino a me. E cioè ci arriveremo mai a certificare tutto questo, Regino? Poi voglio chiedere anche a voi. Ma io non so quanto ancora lavorerò nel settore e ci lavoro da tanto. No, voglio dire questo, che quello che mi stupisce è che io lavoro in questa azienda. Perdonate quello che sta dicendo Giro. No, ma voglio dire, tantissimi anni che lavoro e vedo tutti questi sforzi che vengono fatti da questa società. Quello che mi stupisce è proprio come difficilmente riusciamo a comunicare queste cose qua, perché la possibilità di fare analisi, la possibilità di fare piani di concimazioni ci sono e le stiamo sempre più migliorando. Oggi con i telefoni si fa queste cose qua in pochi secondi. Io quando studiavo a Bologna, forse abbiamo studiato insieme, cioè mi ricordo che fare un piano di concimazione ci mettevo mezza giornata lì con tutti i calcoli. Adesso è una cosa fattibilissima da subito, quindi usiamoli, proprio perché Pioneer ci sta lavorando, sta mettendo, sfruttiamoli. Facciamo 10.000 analisi del terreno, ma secondo me sono poche, siamo 300.000 aziende, tutte dovrebbero fare analisi tutti gli anni, no? Cioè non è che dobbiamo fare un'analisi ogni 20 anni, tutti gli anni dobbiamo fare una quota dei nostri terreni, quindi le possibilità, gli strumenti ci sono, sfruttiamoli e giochiamoci su questo qua, perché serve e ci riusciamo a qualificare. Cioè noi abbiamo tutte queste accuse che ci vengono rimosse e abbiamo gli strumenti per rispondere, e gli agricoltori sono capaci, sono veloci anche a rispondere. Abbiamo fatto, non c'entra niente, il biogas per rispondere a una certa situazione, ma l'abbiamo fatto velocemente e ha dato le risposte. Forse non tutti l'hanno capito l'importanza del biogas, del fare il biogas, però è stato un successo, no? E la stessa cosa può essere fatta nella zootecnia, negli allevamenti. Tutto quello che avete voi detto è molto interessante,
Ma secondo voi in un futuro si potrà certificare questo processo? Ma da un punto di vista tecnico questo è già chiaramente possibile. E ci aspettiamo dei grossi cambiamenti con le prossime politiche, prossime PAC, quindi un approccio che andrà sempre più in questa direzione, perché è una direzione di sostenibilità ambientale e agronomica e coniuga questo tipo di analisi dei dati, di informazione, di conoscere quello che succede nella propria azienda, da quello che c'è nel suolo a quello che c'è nei vasconi a quello che c'è in stalla. È un approccio vincente ed è vincente per tutti i temi aziendali, dal tema agronomico al tema della gestione della sostenibilità ambientale al tema economico. Quindi io mi aspetto direttamente che questo tipo di approccio sia sempre più ricercato e sarà sempre più la direzione di approdo di un settore che deve inevitabilmente evolvere in questa direzione di analisi dati e di comprensione in fondo di tutti i processi produttivi che abbiamo nelle aziende agricole. Io rispondo in questa maniera. L'esigenza che ha l'agricoltura da qua al prossimo futuro è quella di garantire delle produzioni elevate utilizzando meno risorse, questo per problemi sia economici che ambientali e quant'altro. Però noi non possiamo prescindere dal mantenere le produzioni elevate perché ne abbiamo bisogno. Saremo sempre di più e tutti quanti vogliamo mangiare, quindi sarà il caso che continuiamo a produrre degli alimenti. Dobbiamo consumare meno, perché se no finisce che creiamo dei danni all'ambiente che ci serve per produrre. La soluzione, vogliamo chiamarla certificazione, la soluzione sta soltanto davanti a noi e in una soluzione tecnologica. Quindi chiaramente il nostro sguardo non si deve volgere al passato, nella ricerca di un'agricoltura che non c'è più e che non può tornare assolutamente, per cercare di proteggere il nostro ambiente. Mi pare di essere stato, non vado oltre, ma mi pare di essere stato abbastanza chiaro. Non è guardando al passato, non è tornando indietro perché tanto non ci si torna, ma bisogna guardare a delle soluzioni tecnologiche, che ci sono. Le soluzioni tecnologiche stanno proprio in questa direzione, l'applicazione di tutte le tecnologie possibili, le analisi del terreno, il fatto di avere dei concimi, dei fertilizzanti che siano più evoluti, più avanzati. Si parla moltissimo di agricoltura di precisione e non so quanto tempo ci si impiegherà a raggiungere dei risultati significativi anche qua da noi in Italia, però chiamiamola come vogliamo, ma sarà un'agricoltura, un nuovo balzo. Noi abbiamo conosciuto una trasformazione dell'agricoltura, lo sappiamo bene, la rivoluzione verde e tutto quello che è stato. Adesso ci troviamo, siamo in una fase storica diversa, quindi anche l'agricoltura deve evolvere, ma deve evolvere guardando al futuro e utilizzando appunto tutte queste tecnologie. Avremo un'agricoltura più digitalizzata? Sì, l'avremo. Abbiamo bisogno di formare degli agronomi, una nuova classe di agronomi che sappiano anche parlare con gli ingegneri e che dicono agli ingegneri: guarda che a noi servono queste cose, non sarà l'agronomo a progettare, ma deve essere l'agronomo a dare l'input al mondo degli ingegneri elettronici, meccanici, chi volete. Ma per fare questo abbiamo bisogno di avere delle nuove competenze. Quindi anche il mondo dell'università, e questo è una cosa che rivolgo anche a noi stessi, perché dovremmo avere dei corsi di studio che siano pronti a fornire delle nuove competenze, delle nuove preparazioni. Significa certificare i processi produttivi? Penso di sì, ma il messaggio che voglio lanciare è: guardiamo al futuro, guardiamo alle tecnologie, perché le soluzioni stanno là, stanno davanti a noi e non stanno dietro a noi di sicuro. Rischiamo di avere dei grossi guai se noi non operiamo questo tipo di scelta, perché, ripeto, tutti quanti vogliamo mangiare bene, vogliamo proteggere l'ambiente, e questo ce lo può dare solo la tecnologia. C'è qualche intervento da parte del pubblico? Qualche considerazione? Qualche dubbio? Qualche dissenso? Ok, credo che sia stato interessante questo. Io vi ringrazio perché è un tassello in più nella conoscenza e di tutte delle nostre attività e di tutti i giorni. Quindi ringrazio voi che fisicamente siete stati qui, ringrazio chi ci sta guardando nella diretta Facebook e poi ci vedrà sul canale YouTube, e quindi alla prossima occasione. Grazie.